Amici nerazzurri, buongiorno, buon 1º maggio. Ci ritroviamo quest'oggi per parlare un attimino più a freddo, diciamo che poi non c'è nient'altro da parlare sulla partita, perché non voglio tanto parlare della partita di ieri, anche perché poi quello che dovevo dire l'ho detto, c'è stato poi anche il gym nel video, quindi sono stato il più esaustivo possibile. Comunque, quello che mi preme a me, signori miei, è il fatto di fare giocare certa gente, cioè... Sono 7 fottuti anni, signori miei, che dobbiamo guardare gente come Nagatomo. Cioè, abbiamo fatto anche un po' di pulizie, abbiamo mandato Ranocchia in Inghilterra, abbiamo venduto tutto il possibile, quello che c'era da vendere, e in rosa c'è ancora gente come Nagatomo. Io Pioli, veramente, ragazzi, ho provato a difenderlo finché si poteva difendere, ma sotto questo punto di vista non si può difendere una beneamata minchia, perché tu mi fai giocare Ansaldi un tot di partite, magari sullo sinistro prima non mi ricordo neanche più chi cacchio giocava, però dopo un po' me lo metti anche titolare, mi fai giocare Ansaldi titolare, che non è tutto questo granché, non è più l'Ansaldi di una volta, ormai ci avrà 30 anni, 31, quelli che sono, l'età avanza, non è più la spinta di prima, però qualche cross in mezzo lo metteva, attaccava, spingeva, faceva, credo che fosse il migliore. Il meno peggio, ecco, il migliore dei peggiori. Poi dalla partita contro il Milan, mi sembra, Nagatomo inizia a giocare titolare, sarà già la terza partita che si gioca da titolare e succedono queste cose qua, perché Nagatomo, sì, anch'io tante volte ho detto ci mette l'impegno e quant'altro, però contro il Napoli poi in particolare ha sempre fatto delle cappelle magistrali, mi ricordo ancora che si fece espellere 1 o 2 volte in 2 partite contro il Napoli ieri, puntualmente, regala. Il gol a José María Callejón, ci sembra una cosa veramente fatta apposta. Ma quello che mi fa specie, cioè, dopo la partita con la Fiorentina, io non ho voluto commentare, ma Pioli è stato abbracciato da Zhang, tutte queste grandissime puttanate qua. Cioè, e ti volevi dimettere. E puntualmente, una partita dopo, fai giocare Nagatomo e Brozovic. Brozovic, fai giocare, ragazzi, Brozovic, uno che colpisce il pallone così, non ho trovato il video perché, per fortuna, uno che colpisce il pallone così, signori miei, così proprio, non riesco neanche a farvelo vedere, alla stracazzo di cane, uno che colpisce il pallone così, svogliatamente così, girando la testa così e spedendo il pallone in curva, ma tu non entri neanche allo stadio. Io lo ripeto, ragazzi, questo non va neanche con, cioè questo neanche in tribuna deve stare, questo è il primo che deve far su le canne. Che deve far sulle canne quando ci sarà il nuovo progetto e ci sarà, appunto, ci saranno i nuovi giocatori. Perché questo è il primo che deve far sulle canne. Pioli, mi dispiace, hai toppato completamente. Non è, lo ripeto, non è un allenatore della grande squadra. Mi è sempre piaciuto anche la Lazio quando andò in Champions League, però, cioè, da quando è arrivato, signori, cioè, non l'ho mai detto, però non ha mai cambiato modulo. Ha cambiato modulo forse 2 volte, uno per adattarsi contro la Juventus, che giocavamo una grande partita, non c'è niente da dire, che mise il 3-5-2 a specchio per contenere, che è quella grandissima stronzata, perché secondo me una squadra di calcio che impone il suo gioco e ha la sua identità non gioca a specchio niente, gioca con il suo modulo, impone il suo modulo e impone il suo gioco con i suoi schemi. Invece noi ieri proprio slegati, schemi proprio inesistenti, cioè vedevi proprio 11 giocatori che correvano dove cazzo gli pare, correvano, parolone, che andavano dove cazzo gli pareva loro, cioè non c'è più organizzazione, c'è 9-10 partite, vittoria di fila, poi a qualche stronzo gli gira male quel giorno lì, Pioli non mi va più bene. E allora Pioli deve far sulle canne. Però Pioli ha le sue colpe. Quindi la verità sta sempre nel mezzo, lo dico sempre, lo ripeterò allo spasmo. C'è tanto di giocatori perché sono di merce di merda, ma c'è anche la buona fetta dell'allenatore che non ha più saputo tenere il polso fermo e non ha mai cercato di cambiare, non ha mai cercato magari anche di alzare la voce contro queste, io le chiamerei mammolette, neanche giocatori, cioè questi sono proprio indegni. Proprio indegni, cioè, ragazzi, poi uno ci può mettere tutto l'impegno che vuole, ma ci sono i giocatori che non sono da Inter, che farebbero, lo ripeto, la riserva della riserva. Alcuni magari solo la riserva, però anche D'Ambrosio, nazionale finché vuoi, ma sulla fascia lì non c'è nessuno, in nazionale ci prenderebbero anche me, forse anche voi che state guardando il video. Medel c'ha degli evidenti anche lui limiti. Tanta gente che sì, ci può mettere tutto il cuore che vuole, ma ci vuole della gente che si possa sacrificare, che ci metta della passione, ci metta la
attaccamento alla maglia, anche Icardi, ieri ragazzi non faccio in tempo a dire che Icardi fa delle prestazioni che magari torna anche indietro, prende i palloni così, cioè ieri sembrava proprio lasciato lì al suo destino, quante partite ha fatto così, sembra che faccia quello step in più, poi dopo fa tre passi indietro, quindi anche lì se lui dice di essere così tanto attaccato alla maglia, cioè io non lo so, tu sei il capitano, cazzo. Mettici gli attributi in campo, non tira fuori le palle dalle mutandine solo quando scopi con lavande, cioè. Che poi io posso capire che insomma alla vista dei meloni succeda questo, però vabbè, insomma. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo 7 anni di nella vergogna e io l'anno prossimo assolutamente non ho intenzione di rifare una cosa del genere, perché i soldi ci sono, ma soprattutto ci deve essere la testa della società adesso. Che la curva si faccia sentire, poi ho sentito che c'è stato uno striscione di protesta, ma non ci deve essere solo striscione, si devono far sentire anche lì ad Appiano, quando la squadra si allena. Cioè, non bastano quelle cose lì. Vi siete fatti sentire per il libro di Cardi, che fondamentalmente era quel tanto in più che si aggiungeva a tutti i problemi che c'erano nell'Inter. È saltato fuori il finimondo per il libro di Cardi. Ma non era quello il problema principale, quello era quel tanto in più. E avete fatto il finimondo. Cercate di fare il finimondo per le cose quando vanno veramente male. 60.000 allo stadio ieri. Gli davo 60.000 slapponi io. Signori miei, a parte questo, seguitemi sui social, iscrivetevi al canale, seguitemi particolarmente sulla pagina Instagram perché lì voglio essere attivo, sono particolarmente attivo, quindi iscrivetevi a sto cazzo di canale, se anche voi la pensate come me, ditemi la vostra nei commenti. Siamo quasi, stiamo arrivando quasi a 300 iscritti, a 300 l'ho detto, faccio un video da ubriaco con il carissimo Jim. Iscrivetevi anche a Interisti Channel, ragazzi, un canale con cui ho iniziato la collaborazione, tutti i link li trovate in descrizione, ci vediamo sempre in un prossimo video, sempre Forza Inter, amalo.